Un'ultima svolta arriva sul caso della ginecologa di 32 anni scomparsa nel nulla dal 4 marzo a Trento, dove lavorava. Il primario di ginecologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento è stato licenziato per elementi di criticità oggettiva nella gestione dell'unità operativa. I legali di Saverio Tateo sono però pronti a fare ricorso. Secondo l'azienda sanitaria e gli ispettori inviati a Trento dal Ministero della Salute, il dottor Tateo, come avrebbero denunciato diversi dottori e infermieri, avrebbe sottoposto i propri assistenti a continue vessazioni, rendendo impossibile il clima lavorativo all'interno del reparto.